Pronti, 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 vai, si va con un'altra partita qui su PES, vediamo un attimino il da farsi, vediamo un po' il da farsi, spero che giocherò un po' meglio perché sinceramente la partita precedente non mi è piaciuta neanche a me, vi dico la verità ragazzi, eh. Vi dico la verità che non mi è piaciuta la partita come ho giocato, ho vinto, sì, ho preso anche un palo, anche l'avversario aveva avuto la sua occasione, quindi comunque ho rischiato che la pareggiavo, ho rischiato che la pareggiavo, comunque l'ho vinta, 3 punti portati a casa. Ora vediamo che avversario mi troverà e poi penseremo al resto, anche perché devo iniziare a fare un po' di GP, ragazzi, altrimenti qui a marzo la vedo un pochettino male con la gente Champions. Ok, allora vediamo un attimino. Vediamo qui di cercare di fare qualcosa, altrimenti io potrei andare ancora avanti anche giocando con Morata, con Mbappé, però mi serve una punta di peso, ragazzi, mi serve veramente una punta di peso perché mi serve anche il mio Neymar Engie, l'ho sempre avuto, ragazzi, dai, Neymar mi serve Neymar, su. Allora, sì, dai, mi trovi l'avversario che voglio giocare? Sono tornato su PES, non puoi fare così che non mi trovi gli avversari, dai, muoversi. Muoversi, muoversi su, veloce, dai, dai, su. Oh, ci muoviamo, ci muoviamo. Non mi trovo l'avversario, ragazzi. Sono sempre questi server della Konami che creano questi problemi, eh. Sono sempre questi server della Konami. Allora, vediamo se mi trovo l'avversario, vediamo se è la volta buona. Sarà la volta buona, ragazzi? Non lo so, non lo so. Vi dico la verità, non lo so. Vediamo. Vabbè, facciamo così, facciamo magari a nulla. E riproviamo con la ricerca, visto che... Ok, vediamo un po'. Allora, nel frattempo, voi ditemi se questi gameplay vi stanno piacendo, perché io sono sempre curioso di sapere la vostra. Ok, io sono sempre curioso. Poi... Che arrivano anche i dislike, purtroppo ci sono i rosiconi di turno, no? Ci sono i rosiconi di turno che purtroppo io sinceramente me ne sbatto, vi dico la verità, me ne sbatto proprio, sto non tranquillo, sto più che tranquillo, ragazzi, veramente non posso lamentarmi, ecco. Allora, dai, ma trovami l'avversario, dai, ho voglia di giocare, trovami l'avversario, punto e basta. Vabbè. Non mi trovo l'avversario, aspettiamo. Io posso star qui anche fino alla prossima Olimpiade. Il gameplay non lo taglio, ragazzi, per il semplice motivo che, come ho sempre detto, si devono vedere queste cose che non vanno bene. E beh, queste cose si devono vedere, devo farle notare, ok? Oh, se i server vanno in questo modo, bisogna far notare queste cose, non dire che va tutto perfetto quando non è vero, ok? Allora, vediamo un attimino. Chi è questo qui? Chi sarebbe questo qui? Non so chi sarebbe, però. Non so chi sia, non lo conosco, però. Giochiamoci la partita e poi finita la partita, tanti saluti e si penserà al prossimo avversario senza tanti problemi. Allora, vai, io metto... anche lui ha Beckham, da come ho visto. Beh, anche lui ha Beckham. Anche Neymar. Lo invidio. Anche Romario, Maremma, Maremma, ok, no, però Bale, stai sempre fuori, vabbè, lasciamo stare. Allora, Di Maria, Mbappé, no, io farei giocare al primo, ecco, anche Bonucci sta come sta. Marcelo o Alexandro? Ah, mettiamo Marcelo a questa partita, va. Allora, io lascerei, magari al primo tempo proviamo Morata. Che comunque ci ha risolto parecchie partite. Alessandro, Di Maria, vabbè, insomma, ci sono qualche. Ok, ha messo Kane, David Silva, Matic, Bale, Neymar, Hazard, insomma, ce l'ha i giocatori questo qui, eh. C'ha anche Romario. Anche Romario, questo qui, bisogna stare veramente attenti, ragazzi, bisogna stare veramente attenti. Vabbè. Stiamo attenti e poi vediamo cosa succede, insomma, no? Vediamo, 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 vediamo. Allora, vai, iniziamo la partita. Buona visione a tutti. Ci
iniziate a lasciare un like, anche se il video ancora è pubblicato, iniziate a metterlo in automatico, dai che ci divertiamo, su, dai che ci divertiamo. Allora, ci divertiamo se vinciamo la partita, se la perdo mi diverto un po' di meno, anzi non mi diverto per niente, ecco. Allora, anche lui è il signor Beckham. Bex, non è la birra ma è Beckham. Ok, ottimo, così, ottimo. Ecco Moratenji. Vabbè. Però sono partito già bene, ragazzi. E Morata che comunque si fa già trovare l'appuntamento lì sul pallone senza tanti problemi. Problemi non ne ho visti, quindi. Ok. Di problemi, sinceramente, non ne ho visti. Vediamo un po' per Griezmann lì. E vai Morata che arriva e la piazza dentro. E la piazza dentro, ragazzi. E beh, Morata è il mio pupillo. È il mio pupillo. Il mio nuovo pupillo. Nuovo pupillo, eh sì, ragazzi, perché ottimo recupero di Marcelo. Vai Marcelo lì. Moratenji, come va? Come va Morata? Vai Lionel. No, ma dove tiri? Dove tiri Messi? Ma dove la... Cioè Morata... Comunque ragazzi, Morata sta giocando benissimo. È 12 minuti... 13, ma Morata veramente si sta facendo veramente notare, vedere. Allora. Ecco, qui ho rischiato, E non poco, Ho rischiato, non poco, però vabbè, è andata a buon fine, fortunatamente. Ecco qua, che giustamente lui di testa la piazza, giustamente. Vabbè, 1-1, palla al centro. Il mio gol è stato più bello, quindi questo posso anche dirlo a mani basse. Questo qui tutto di testa vuole fare. Poi dicono a me, vabbè. Ecco Messi qui, vai. E ragazzi, Morata è molto attivo, devo dire che Morata è molto ma molto attivo, eh sì. Il mio Moratenji lì. Nonostante non ho ancora una punta come CR7, perché io lo metterei come punta, non lo sapete. Però cerco di portare avanti la mia squadra in qualche modo, ecco. Su. Ecco Morata che si inserisce bene, ragazzi. Morata si inserisce alla grande, Gioca veramente bene, mi piace su questo PES Morata, mi piace, sì, mi piace molto. Ecco lì Messi che si lascia sfuggire una palla, giustamente. Ok, vai. E andiamo, grande Morata, doppietta di Morata, ragazzi. Morata, doppietta, e andiamo. E andiamo su. Un grande Morata, un grande Morata veramente in grande spolvero lì, Un Morata che sta portando avanti la baracca, diciamo. Le ho dato piena fiducia, come avete visto, e quindi
Ok. Ecco lì giustamente Messi che lo buttano giù. Vabbè. No, sbagliato, ho sbagliato. Mea culpa. Vabbè. Ho sbagliato, ragazzi. Ho sbagliato la tempistica per difendere. Vabbè. 2-2. Partita un po' così, però. Se Morata continua a giocare così bene, chissà, un altro gol possiamo anche farlo, eh? Chissà, chissà. Vabbè. Sono un po' desolato da questi due gol, uno dietro l'altro, però dai, però dai. Non posso farci veramente nulla. Ho subito due gol allo scadere, brutta come cosa. Come cosa è brutta per recuperare poi nel secondo tempo. Però ci proverò, ragazzi. Io ci proverò. Cercherò di impegnarmi senza problemi. Vediamo un attimino qui se i giocatori sono stanchi oppure no. No, possono giocare. Possiamo iniziare il secondo tempo. Sì. Sono pronto per iniziare il secondo tempo, ragazzi. Sono pronto per iniziare il secondo tempo. Allora. Ok, vai. Vediamo un po' di riequilibrare questa partita, anche se comunque stiamo iniziando adesso il secondo tempo, quindi possiamo ancora giocarcela 3-2, almeno a tentare di lottare per un pareggio, anche se io con la mia mentalità voglio andare per la vittoria, quindi e andiamo, vai, e andiamo così, vai Cross, così ti voglio, così ti voglio Cross. Infatti, Durante un cross hai segnato di testa e così mi piaci. Durante un cross, e beh. I due gol che ho subito allo scadere del primo tempo sono stati devastanti, eh. Sono stati devastanti perché poi a saper di recuperare non è semplice. Ora guardiamo avanti, siamo sul 3-3 oppure possiamo dire che siamo sullo 0-0 visto che siamo 3-3. È ottimo tocco lì di Morata che io stavo cercando di... Avrei dato la palla a Griezmann, come si era ben capito. Ecco, qui mi è andata di lusso, mi è andata di lusso qui, eh. Qui mi è andata veramente di lusso. Dov'è Messi? Dov'è Messi? Ecco, Maremma, che bordello, che bordello. Oh, ma ha messo Romario questo qui, eh sì. Forte, forte Romario, da come vedo come si muove, veramente forte, sì. Sì, io qui tento il cross, ragazzi, perché giustamente devo giocarmi. Vai, Beckham, rimetti un altro cross dei tuoi. No, no, Griezmann, non puoi sbagliare lì. Non puoi sbagliare lì. Perché devi sbagliare lì? No, dimmi il perché e il per come.
Maremma, ragazzi, è incredibile, è incredibile. Ottimo Morata. Vabbè, Morata lì che, ragazzi, fa anche da recupero, Morata è micidiale, è micidiale, ragazzi, come giocatore, sì. Ottimo, ottimo. Queste giocate mi stanno piacendo. Queste giocate mi stanno piacendo, ragazzi, sì. Ecco, forse devo caricare un po' di più, Vai. Vediamo un po' se c'è qualche sostituzione da fare. Qui c'è Romario che... Ai ai ai. Ai ai ai. Corre Romario, ragazzi. Romario corre. Io, unica leggenda presa, Beckham. E poi ho Maradona, ma mi era stato dato giustamente al Day One. Ma non ho il Maradona palla nera, ecco. Purtroppo, e dico purtroppo. Ok, qui Beckham, mi sono preoccupato abbastanza, mi sono preoccupato abbastanza. Vediamo un po', magari inseriamo, mettiamo Di Maria, va. Mettiamo il folletto qui. Ok, Morata ha giocato bene, mettiamo Mbappé per dare magari uno sprint. Morata la sua partita l'ha fatta, va bene così, va bene così. Vediamo un attimino, vediamo un attimino. Vorrei un gol di Mbappé, ragazzi, vorrei un gol in velocità di... No. Micidiale Romario. Micidiale, mamma mia che gol, mamma mia che gol. Complimenti, complimenti all'avversario lì, che gol. Forte Romario, ragazzi, veramente forte, sì. Ecco, qui è stato anche un po' fortunato l'avversario, qui è stato abbastanza anche fortunato, Insomma, questa partita la sto perdendo, vabbè, di misura, però la sto perdendo. Vai, vai Di Maria. No, vabbè, no, vabbè, no, no, cioè un po' di fortuna a me mai, e giustamente, un po' di fortuna a me, no, un po' di culo, diciamo, no, no, giustamente. Vediamo un po' qui com'è. Ottimo! Vai Griezmann! Che partita, ragazzi! Che partita! Che partita! Però Romario è veramente fortissimo. Mi sto pentendo di non aver buttato qualche GP per Romario. Inizio a pentirmene, vabbè. Me ne pento, ok? Me ne pento di quello che ho fatto. Vai, vediamo un po' qui per Di Maria. Sì!
5-4, ragazzi. Che partita! Che partita, ragazzi! Sì, ottimo così, ottimo. Che vittoria di Bradone, ragazzi! Che vittoria inaspettata, ma comunque l'ho vinta, ragazzi. Ci ho creduto fino alla fine, ci ho creduto fino alla fine. Che vittoria, che vittoria. Sono più che contento, sono soddisfatto, va bene così. Che vittoria, ragazzi. Wow. Qui me lo merito un like, qui un like, ragazzi, ve lo chiedo, perché me lo merito. Dopo questa vittoria, dai, datemi un like, perché veramente me lo merito. Vai così. Sono tornato con due vittorie, la seconda un po' inaspettata, perché sinceramente non credevo che sarei riuscito a recuperare una partita in questo modo, perché comunque tanto tempo che non gioco più a PES, però sono soddisfatto delle mie capacità che ho, visto che comunque in molti dicono che sono un senza mani, che non so giocare, però a parlare sono buoni tutti. Detto questo, ragazzi, il vostro Diablotex vi saluta, ci sentiremo con i prossimi gameplay, lasciate un like, continuate ad iscrivervi sul mio canale, ci sentiremo con i prossimi gameplay, ciao a tutti dal vostro Diablotex, ciao, 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 e mi raccomando, continuate a seguirmi, yeah!